Nell'ambito delle manifestazioni estive dell'estate in Betoclina, sostenute e patrocinate dall'Enel S.p.A., è stata presentata oggi la quinta edizione del premio Vigata, dedicata allo scrittore in Betoclino Andrea Camilleri. Presente il regista Giovanni Volpe, il vice sindaco Mari Lucaci e il primo cittadino della città in Betoclina, Calogero Martello. Quest'anno, come avevamo già preannunciato l'anno scorso, abbiamo avuto molto più tempo per organizzare il premio Vigata Andrea Camilleri, che è alla quinta rassegna perché dopo un paio di anni di fermo per la pandemia, l'anno scorso abbiamo voluto riprendere un percorso che riteniamo sia importante per questa città. Un percorso che è partito l'anno scorso in fretta e furia, però siamo riusciti, nonostante i brevi termini, a mettere su una rassegna di tutto rispetto. Quest'anno, con maggior tempo a disposizione, siamo riusciti a mettere in piedi una cartellonistica di tutto rispetto e grazie anche a tutti coloro che si sono impegnati in questo. È chiaro che quest'anno non è soltanto il premio Vigata, ma come avete avuto modo di vedere è anche il premio Andrea Camilleri. Abbiamo avuto la disponibilità da parte della famiglia di Andrea Camilleri e questo ci onora perché ci dà la possibilità di rilanciare non soltanto la cultura in questo paese, ma anche il nome di un grande scrittore che è nato, vissuto e chiamato Porto Empedocle. In questa rassegna teatrale è chiaro che sono presenti compagnie che vengono sia dall'Interland ma anche da fuori dalla Sicilia e questo è un elemento importante che ci spinge sempre più a proseguire poi in futuro una cartellonistica molto più importante e cercando di migliorarci anno per anno. È chiaro che la rassegna parte il giorno 29, sono previste otto commedie che saranno non solo commedie, come dire, di satira, ma anche molto impegnate, come ad esempio l'ultima, quella di Falcone e Borsellino, 30 anni dopo, commedia che è stata voluta da noi con grande forza perché riteniamo che anche all'interno della cultura va mandato quel messaggio di legalità importante che questa terra ha di bisogno ed è quindi necessario. È chiaro che nei prossimi giorni metteremo già in campo tutto quello che è necessario per affrontare le manifestazioni. Non vi nascondo che è stato difficile da un punto di vista organizzativo mettere su questa rassegna teatrale, non tanto per la necessità di trovare le compagnie teatrali, ma ormai organizzare manifestazioni pubbliche è diventato estremamente difficoltoso. Capisco le necessità di sicurezza, le necessità di trovare, come dire, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza, però è necessario anche avere, come dire, le opportunità di trascorrere un periodo estivo come quello che riguarda la città di Porto Empedocle in piena serenità e quindi grazie a tutti coloro che si sono impegnati nel realizzare questo e dal 29 avremo modo di apprezzare queste commedie. Sicuramente è un'estate ricca, come ha anticipato il sindaco, dallo scorso anno siamo ripartiti col premio Vigata e Andrea Camilleri, che sarà il punto di forza della nostra estate, con tutte compagnie abbastanza conosciute, soprattutto nella nostra provincia, ma non solo, e di grande spessore. Pensiamo di riuscire ad avvicinare non solo l'Embedoclino, ma anche il turista o anche dei paesi limitrofi, come un tempo era Porto Empedocle, speriamo di ritornare a quelle estati. Piano piano noi ce la stiamo mettendo tutta e cercheremo di crescere anno per anno. Il premio Vigata giunge alla quinta edizione quest'anno ed è bello pensare che si ritorni a fare a Porto Empedocle quel teatro che, come diceva già il sindaco, per un periodo non si è potuto fare. Io voglio solo sottolineare una cosa, che in tempi di dialoghi tra la cultura e la politica, io sono felicissimo per come ci siamo trovati a Porto Empedocle. Siamo riusciti in piena autonomia e in accordo a realizzare un cartellone che è uno di quei cartelloni che sarebbe piaciuto tanto anche a Camilleri, perché non solo guarda al territorio, perché le compagnie vengono dal territorio, sono di questa zona. E ci dicono lo stato della cultura teatrale in questo territorio. Però a questo si sommano
delle esperienze, una che arriva dall'Emilia Romagna Teatri con l'ultima estate, Falcone e Borsellino 30 anni dopo, e altre due almeno produzioni che entrano in pieno diritto in quella che era stata la prima indicazione camilleriana, cioè del teatro di regia, in cui i contenuti messa in scena trovano la loro epifania. Questo è importante perché già dall'anno prossimo, con la realizzazione del bando, si tornerà a portare ad Agrigento, dopo aver fatto questo excursus esplicativo dello Stato, della provincia, a Porto Empedocle, e ci tengo a sottolinearlo, è come se in questo momento Porto Empedocle prendesse le veci di città della cultura, perché in realtà si tentano questi tipi di ragionamenti sullo stato attuale del teatro in provincia di Agrigento e in Italia.